resistenza alla difesa di Israele sia un modo per difendere questi giovani, questi bambini, queste donne, e credo che chiaramente bisogna intensificare la protezione dei cittadini di religione ebraica anche sul nostro territorio. Giorgia Meloni visita la sinagoga di Roma. C'è il rischio di emulazione degli atti criminali da parte di Hamas. Potrebbe arrivare anche da noi, dice la Premier, che sottolinea che nelle scene terribili che arrivano dall'Israele c'è qualcosa di più di quello che si vede in un normale ma già tragico scenario di guerra. Nella caccia casa per casa ai civili, nel rastrellamento di bambini, giovani, c'è l'odio verso l'intero popolo. Nel frattempo in Italia tornano i primi italiani. Vediamo di assistere tutti coloro che chiedono di essere assistiti, quindi lavoriamo intensamente, la nostra ambasciata a Tel Aviv, il nostro consolato a Gerusalemme, l'unità di crisi, il Ministero degli Esteri sono a disposizione dei nostri concittadini. Nella risoluzione presentata al Parlamento il governo è impegnato ad agire per evitare che arrivino fondi ad Hamas. C'è poi un altro aspetto a preoccupare l'opposizione di governo. Nel quadro economico internazionale l'aumento di gas e petrolio, visto che l'Italia importa da Algeria e Qatar, che finora si sono mostrati ostili a Israele. L'Italia non riesce a costruire la propria autonomia energetica e continua a essere dipendenti da paesi che sono instabili o inaffidabili. Ecco perché chiediamo che ci sia una svolta energetica. L'Arabia Saudita e la Russia poco fa avevano firmato un accordo per diminuire la produzione di greggio. Questo determinerà anche un aumento dei prezzi al consumo, che soprattutto nell'ultima settimana invece avevano visto un piccolo calo.